atto di indirizzo rappresentano che a seguito dell'entrata in vigore del DNGS 150 2009 cosiddetta riforma Brunetta e le pareti dei giudici contabili numero 12, 13 e 14 del 2011, i dirigenti al contratto non possono superare l'8% dei costi qualifici emergenziali previsti nella legislazione. Sulla sorte, i dirigenti nominati in eccesso rispetto a questo limite soccorrono chiaramente. Secondo la quale non serve un'efficacia fino a scadenza i contratti individuali di lavoro sottoscritti prima del 15 novembre 2009, dati di entrata in vigore della riforma, ma che non possono assolutamente essere rinnovati. Io invito i consiglieri a mantenere quel contegno che deve meritare l'Aula, consigliere Cavani. La Corte evidenzia come avendo la pronuncia degli stessi giudici contabili di valore interpretativo, i contratti non potevano essere stipulati e quindi risultano sottoscritti in violazione alla norma imperativa di legge. Quanto sopra valeva anche per la precedente amministrazione, che di fatto è stata salvata dal decreto legislativo 141-2011, cosiddetto decreto correttivo alla riforma Brunetta. Rispetto al patto di stabilità, di innalzare la percentuale per cui possono avvalersi i dirigenti a tempo determinato fino al 18%, precisando espressamente i termini dell'articolo 110,1 del 2. Non va bene, solamente quando usciranno i decreti per stabilire gli enti virtuosi si potrà passare dall'8 al 18%. Un secondo intervento per invitare i contratti dirigenziali e tecnici stipulati prima del 9 marzo 2011, anche oltre la limitazione vigente, che realizzati nel rispetto delle norme sulle spese di personale e delle assunzioni a tempo determinato. Ci sono quindi scaglioni temporali ben chiare che si possono così riassumere. Gli incarichi affidati entro il 9 marzo anche al superiore all'8% sono validi fino a scadenza. Gli incarichi affidati dopo il 9 marzo, superiore all'8%, non rispettano le norme vigenti. Nelle città come Casoria, consigliere Pugliese, consigliere Polizio, io vi invito in maniera seria ad apportare il documento. Caso contrario, non interessante, potete allontanare. Non penso che voi qualcuno mi suggerisce già lo conosciate. E appunto, nelle città come Casoria, dove si è proceduto al rinnovo del sindaco, fermo restando i limiti imposti al DLGS 150-2009, DLGS 141-2011 e dall'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, essendo venuti meno vecchi incarichi ex articolo 110 del DLGS 267-2000, non risultava possibile sostituire integralmente i dirigenti centrali. Nelle forme dell'espletamento dei concorsi dirigenti a tempo determinato si poteva far fronte a questa situazione, affidando un incarico agli direttori di servizio di trovare una posizione organizzativa che a seguito di una precedente ricognizione degli uffici potevano facilmente essere recuperati nell'attuale piano organico. Lo stesso principio doveva trovare applicazione soprattutto per l'incarico dirigenziale attribuito ai sensi dell'articolo 90 del DLGS 267-2000. Questi, non essendo regolare di legge, non detiene nessuna responsabilità oggettiva. La stessa funzione poteva essere attribuita al posto supremo, al direttore di servizio del primo o altro settore. Pertanto, alla luce di quanto asserito, a tutela dell'interesse pubblico, attesa che la giurisprudenza e la Corte dei Conti sulle problematiche dei quali si sono ovviamente espresse, si chiede al Presidente del Consiglio di sottoporre al voto dei consiglieri il presente atto di indirizzo affinché il sindaco proceda all'annullamento della tutela dei decreti sindacali di nomina dei dirigenti del Comune di Casoria contro legge. Allora, io
faccio intervenire tutti, voglio solo, però a questo punto si interviene per dichiarazione di voto. Noi il voto oggetto dell'assemblea è se si è d'accordo a mettere ai voti questo ordine del giorno presentato dal gruppo del Partito Democratico e quindi